Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi porteremo un episodio sul Bobcat. Precisamente andremo a vedere il Bobcat incandescente contro quello il raggio solare. So che a molti di voi viene questo dubbio, quindi noi ci pensiamo bene, ci facciamo un bel video. Ho trovato un bel Bobcat identico al mio, anzi non era identico, ma gli ho cambiato le perk al mio, quindi vi faccio vedere che ho speso un po' di chiavi per fare questo video. Regia! Comunque, guardate, questo Bobcat è completamente identico al mio, con la differenza che questo è stato evoluto per sbaglio in incandescente, questo è stato evoluto non per sbaglio in raggio solare da me. Non vi sto dicendo che il raggio solare è giusto, non vi sto dicendo che l'incandescente è sbagliato, attenzione. Semplicemente io prediligo le armi di raggio solare perché mi piace avere un danno più elevato. Però attenzione, in questo video andremo a scoprire il Bobcat, perché non si sa mai, potrebbe essere più utile in incandescente, sia perché ci risparmiamo le risorse, e sia perché Bobcat ha una cadenza di fuoco veramente veramente elevata. Noi evolvendolo in raggio solare andiamo a diminuire la cadenza, aumentare il danno, mentre evolvendolo in incandescente andiamo comunque a tenere la stessa cadenza di tiro, che sul P90 è ottima. Il P90 Bobcat, come lo volete chiamare voi. Perciò magari c'è gente che preferisce tenere quella cadenza di tiro, oppure c'è gente che preferisce semplicemente puntare al danno. Allora, il mio era in fisico, come avete visto voi dal video di prima, e l'ho dovuto portare a energia, ma la cosa non mi dispiace. Perché? Perché mi troverò veramente pochissime volte a utilizzare il Bobcat contro gli zombie grossi, diciamo. Quindi preferirei usarlo un po' contro tutti. Alla fine è un'arma che sì, se la crafto penso di tenermela in mano insieme a qualche altra arma, ovviamente. Non mi azzarderei mai a tirar giù Smasher al 140 con un Bobcat, ma semplicemente a far piazza pulita, visto l'enorme quantità di del caricatore. E vi ricordo che potete anche utilizzare Spitfire Light Show e aumentare la dimensione del caricatore del Bobcat del 30%, raga, quindi non è poco. Se già 48 colpi potrebbe aumentare veramente tantissimo. Comunque, sento già di aver parlato tantissimo, andiamo subito a fare un paragone. Ricordatevi sempre, incandescente nel primo slot e raggio solare nel secondo. Quindi andrò a tenere lo spazio libero in mezzo, così non facciamo confusione. Allora partiamo con quello incandescente, che questo è incandescente, raga, vedete la cadenza di tiro? Switchiamo, mettiamo quelle scaglia. Cioè il raggio solare, volevo dire, sì, scusate. Vediamo che con un danno singolo, allora, un colpo gli fa 69.000, mentre un colpo in testa di quello incandescente gli fa 57.000. Non è tantissimo in più il danno, però è un bel po' consistente. Incandescente, aia, mi stanno per spaccare, mannaggia loro. Incandescente, switch, raggio. Non cambia particolarmente tanto. Poi coi danni critici che ho su mazza, devo dire che si vede veramente poco, veramente veramente poco. In una zona al 100, usare un'arma comunque al 130, diciamo che ormai, tra virgolette, è un po' sbagliato. Prima, sì, era l'unica zona comunque in cui potevi ambire a livelli massimi, quindi se non la usavi qui, dove pretendevi di usarla? Però adesso probabilmente mi sentirei meglio ad andare a provarla contro tipo dei mob a livello alto, uno smasher di livello veramente veramente alto, perché così li sciogli tutti senza davvero far caso al vero vero danno. Facciamo una bella clip carina così a questo giro e proviamo a registrare qualcosa di veramente veramente figo. Ho cambiato zona, raga. Adesso vi faccio sapere appena trovo qualche big della nebbia. Abbiamo un po' di gente qua. Non devo farmi shottare. Allora, cominciamo con quello incandescente. Aia. Incandescente. E raggio solare. Ok, ora pensiamo a lui. E anche di fuoco, quindi è ottimo, perché ricordiamo le armi energia vanno bene contro tutti quelli di tipo elementale. Quindi cominciamo con quello il raggio solare. Abbiamo un danno intorno ai 62-65.000, avete visto, raga? 62-65.000. Ok, continuiamo. Qua
qua mi sa che sia un po' buggato, perché se avete visto qualche danno non gli è manco entrato. Allora, utilizzerò solo quello in corlucente in questo momento. Allora, assicuriamoci che tutti gli zombie non mi vedano. Se ne vadano. Tornano addirittura a dormire. Ottimo. Allora, ti inizio a caricare, scusami. Niente di personale. Sto utilizzando quello in corlucente ora. Un caricatore. Due caricatori. Due caricatori e mi sono rimasti 39 colpi. Quindi facciamo due caricatori all'incirca. E qualcosa di più. Sono comunque da solo in missione, quindi il danno ovviamente non è esagerato. Però così riusciamo anche a capire meglio, secondo me. Ricarichiamo quello in corlucente. Penso che non ci sia bisogno di dirlo ogni volta. L'avete capito che a sinistra è corlucente, a destra è raggio, vero raga? E qui abbiamo quello da ucciderle con l'arma in raggio solare. Vai, caricami bro, sono tutto tuo. Ma mi libererei prima di sti piccoletti, intanto che lo smasher si riprende. Carico. Ok. Ok raga, 1v1 con lo smasher. Quindi un caricatore c'è andato. Aspettiamo che si gira. Dai, con calma, smasher. E anche il secondo caricatore. E c'è avanzato. Ci sono avanzati 4 colpi. Quindi, raga, direi che vince ovviamente di danno quella il raggio solare. Consumiamo meno colpi craftandoci l'arma in raggio solare. Però ricordiamo che il raggio solare è meno trovabile in giro per la mappa. Cioè, adesso hanno aumentato comunque la ricerca di queste cose qua, del materiale 5 stelle. Però ovviamente la corlucente è sempre più trovabile rispetto al raggio solare. Detto questo, anche il Bobcat in corlucente è un'ottima arma, secondo me ne vale veramente la pena. Sta a voi decidere quale risorsa sprecare. Soprattutto anche guardate bene le ultime perk, raga. Soprattutto adesso che potete benissimo scegliere. Ecco, quella che rallenta secondo me su Bobcat è ottima. Così ne rallentate un sacco allo stesso tempo. Se andate a vedere le statistiche tra queste due armi, hanno allora uno, vabbè, la durevolezza meno dell'altra ovviamente. Uno sta a 300, l'altro a 375. L'impatto di quella in corlucente sta a 2247, mentre l'impatto di quella in raggio solare sta a 2700. La cadenza di tiro ovviamente di quella in corlucente è maggiore, 12.0 rispetto ai 10.8. E infine anche i danni, ovviamente i danni sono aumentati in quella in raggio solare. Come vedete ha un 10.000 di danni rispettivi in più rispetto ai 54.000 di quella in raggio solare. E rispettivamente anche il danno alla testa ovviamente aumenta col moltiplicatore e tutto. Io vi ricordo che in questa missione ero da solo raga, non ero con nessun altro. Quindi non ho le statistiche maxate eccetera eccetera. Ovviamente il Bobcat non lo consiglierò mai di usare contro gli smasher grossi, contro comunque zombie grossi. Anche se comunque se siamo in 4 siamo abbastanza boostati ed è anche conveniente usarlo contro quelli. Però avete capito il senso di quello che voglio dirvi. Ci sono mille altre armi da poter utilizzare, da poter variare. È sicuramente un'ottima arma raga, quello non lo metto in dubbio. Anzi è una delle prime da portarsi sicuramente su, perché come vedete è molto molto versatile. Possiamo utilizzarla sia contro quelli medio grossi grossi, sia per i piccoletti, perché comunque ha tanti colpi, spamma bella velocemente. Questo sia che sia in corlucente sia che sia in raggio, comunque è un'arma che di per sé ha una cadenza di tiro veramente veramente elevata. Io spero di essere stato abbastanza chiaro raga, fatemi sapere con un like e con un commento sotto questo video tutte le vostre impressioni, mi raccomando anche solo per supportarmi. Io vi ringrazio di tutto quello che state facendo per me raga, vi ringrazio veramente tanto. Noi ci vediamo con l'episodio di domani, bella bella.